C'era Cecchetto, libero di una Bartoccini forte in fissa di Perugia, che oggi ha fatto la sua onesta partita, ha provato a mettere i bastoni fra le ruote a una squadra più titolata. C'eravate quasi riuscite, oggi c'è qualche rimorso per questo 3-1 che forse ci sta stretto. Sì, c'è qualche rimorso perché comunque siamo riusciti a prendere un po' il ritmo e abbiamo capito un po' le loro direzioni d'attacco. Stavamo facendo una buona pallavolo di alto livello, anche tra di noi comunque c'era sempre più feeling. Siamo cresciute mano a mano, il primo set loro ci hanno aggredito e noi purtroppo non siamo riusciti a reagire, però dal secondo abbiamo fatto vedere davvero una bella pallavolo. Quindi c'è rammarico perché il terzo set, se fossimo riusciti a portarlo a casa, secondo me insomma almeno un punticino l'avremmo fatto e magari sarebbe parato in un'altra partita. Purtroppo il quarto non siamo riuscite bene a tenere il loro ritmo, loro ovviamente ci hanno aggredito, però penso sia stata una bella Bartoccini che deve crescere ancora, ma che comunque ha fatto vedere cose molto positive. Senti, un Perugia che si sta avvicinando alla fine del girone di andata con qualche sicurezza in più, non derivante dalla classifica, ma comunque a livello di atteggiamento mentale si vede qualche cosa? Sì, io lo percepisco molto in campo, penso e spero si veda anche da fuori. Penso che match dopo match stiamo veramente migliorando e crescendo un po' su tutti i fondamentali. Anche il feeling ovviamente tra di noi sta migliorando, muro difesa, ricezione, comunque stiamo appunto, ripeto, facendo una bella pallavolo, ogni partita si vede. Ovviamente adesso ci aspetta Conegliano, Monza e poi Cuneo per concludere. Non sono partite facili, però stiamo crescendo e quindi secondo me faremo sempre meglio, sperando di portare più punti possibili a casa perché ovviamente ci servono per la classifica. C'è da fare un invito al pubblico che sicuramente non mancherà, ma giovedì, che è un turno infrasettimanale, c'è queste campionesse d'Italia e campionesse del mondo freschissime, bisogna venire a tifare Perugia. Sì, assolutamente, abbiamo bisogno di tutti quanti voi, quindi venite a sostenerci, è una partita molto bella, io personalmente non vedo l'ora di giocarla perché sicuramente confrontarsi con grandissime campionesse che arrivano comunque da una coppa vinta notevole e verranno qui, speriamo in una loro un po' stanchezza, e noi cerchiamo di fare i più punti possibili, cerchiamo di giocarla al meglio, di far vedere una bella pallavolo a tutta Perugia, quindi mi raccomando venite numerosi che abbiamo bisogno di voi. E cercheremo anche di stappare lo spumante. Speriamo. Un bel Conegliano. Un bel Conegliano, ci proviamo.